Ben ritrovati cari amici e cari amiche di Raduni, ci troviamo sul palco del Teatro Coccia di Novara in compagnia del professor Barbero che oggi presenta il suo nuovo libro Allarme, Allarme, i priori fanno carne. E siamo anche in compagnia del professor Mastroianni, direttore di Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università del Piemonte Orientale, che sarà il moderatore della serata. Comincerei con una domanda di attualità per il professor Barbero. Sappiamo che è appassionato di calcio e proprio di recente è venuto a mancare Gigi Riva, personaggio trasversalmente amato in tutta Italia, da Aosta a Palermo. Ecco, cosa lascia Gigi Riva e come un personaggio sportivo può incidere sulla storiografia di una nazione come l'Italia? E diamine, è una domanda impegnativa e anche Gigi Riva si sarebbe messo a ridere, secondo me, a sentirsi, come dire, considerato un personaggio storico. Eppure lo era. Che sia una domanda di attualità, sì, certo, perché purtroppo se n'è appena andato. In realtà per me è una domanda che mi riporta quando ero ragazzino. Io avevo 11 anni nel mitico 1970, quindi per me Riva, ma non solo lui, devo dire, anche Mazzola, Rivera, Domenghini. Per noi erano dei miti effettivamente. Come dire, cosa dire che non sia banale? No, dirò una cosa banale, era un altro calcio. Non era quello di adesso, le maglie erano quelle di una volta, senza tanti loghi di sponsor. I calciatori facevano dei soldi per fortuna, perché quelli di prima ancora, quelli del Grande Torino, si erano comprati un bar con i loro guadagni, ecco. Quelli di adesso non parliamo. Nei tempi di Riva erano già pagati bene, ma erano ancora umani, erano ancora vicini alla gente, e forse è per quello che ce li ricordiamo tanto così. Poi, come dire, non avranno cambiato la storia d'Italia, ma hanno inciso nella memoria di un paio di generazioni di italiani. Unica Radio è 6023, le radio, le college radio del Piemonte e della Sardegna. Proviamo a fare cultura, proviamo a fare informazione. Ma soprattutto cerchiamo di valorizzare quello che è lo strumento della radio. 100 anni di radio in Italia. Professor Mastroianni, che impatto ha avuto l'avvento della radio in Italia? Ma certamente l'impatto della radio in Italia, non soltanto in Italia, ha avuto diciamo un grandissimo merito, quello di arrivare, cito il professor Barbero, di arrivare alla gente, di arrivare alla gente comune che poi siamo tutti noi. Quindi la trasmissione del messaggio, della comunicazione a livello culturale, ma non soltanto, è una grandissima conquista per la società, quindi per l'Italia e non solo per l'Italia. Per cui, Grazie mille, grazie a voi. grazie mille.